C'erano dei collettivi dell'Università della Sapienza che stavano organizzando delle squadre per venire a dare una mano sul territorio. Lì mi sono resa conto che la conoscenza del territorio che poteva avere chi questo territorio lo ha vissuto per tanti anni, è diverso rispetto a quello che possono avere le persone che sono esterne. Io penso che un aiuto imposto non porta a niente. Quindi sì, aiutare i cittadini a fare, quello è molto utile. Anche questi ragazzi dell'università che volevano organizzare e dare una prima mano, comunque avevano in mente solo la città dell'Aquila. Non avevano in mente la realtà che è fatta di tanti piccoli paesi, tante piccole città vicine, che in quel momento avevano comunque bisogno di un supporto e che magari non essendo collegate così bene come l'Aquila, non erano supportati nello stesso modo come la città, principale. È fondamentale conoscere il territorio, ancor prima della prevenzione oseremmo dire che è una precondizione, quindi la prevenzione in forma estesa. Conoscere il proprio territorio significa consapevolezza, significa essere pronti al rischio, capaci di una risposta maggiore, meno condizionata dall'improvvisazione, dall'imprevisto. Chi abita in questo territorio sa che esiste il terremoto, è geneticamente preparato a questa, situazione, è una realtà che capita e quindi siamo pronti ad affrontarla con tutte le sue conseguenze.